Passata l'emergenza, la situazione oggi a Pescara è sicuramente più tranquilla. Sul fronte del maltempo c'è la conta dei danni, situazione che è stata molto difficoltosa nelle ultime ore, però ha retto, diciamo, la macchina predisposta dall'amministrazione comunale. Sì, assolutamente sì, dovremmo dire di sì, perché insomma c'è stata un'emergenza veramente eccezionale. La Protezione Civile ci dice che a Pescara in 24 ore sono caduti 198 mm di pioggia. Solo le tre pompe di via Marconi hanno evaso acqua da mezzanotte alle 16, quindi per 16 ore, per un totale di 2 milioni e 600 mila litri. C'è una quantità veramente impressionante che naturalmente ha messo a dura prova il sistema cittadino. Da questa mattina sono al lavoro le squadre della manutenzione per quanto riguarda i controlli degli uffici scolastici che attengono al comune di Pescara, perché la cosa più importante è fare in modo che domani i ragazzi, i nostri figli, possano rientrare a scuola in sicurezza, e quattro ditte della città, che è stata divisa in quattro quadranti, stanno operando per mettere in sicurezza le strade con nuovi asfalti, diciamo, sulle strade. Ha retto anche il fiume Pescara? Ha retto anche il fiume Pescara, hanno retto bene anche il fosso Vallelunga, che tra l'altro sarà oggetto di lavori di qui a un paio di mesi, e il fosso, diciamo, della parte di Via Parate, fosso grande. Il fiume Pescara tra le due di notte, alla mia presenza, è riuscito ad uscire dagli argini e a raggiungere la pista ciclabile, però poi è rientrato. L'attiva ha fatto un ottimo lavoro, e da luglio che con uno spurgo e quindi improprio, a differenza di quando succedeva in passato, sta eseguendo la manutenzione di tutti i tombini e le bocche di lupo della città. Sono due addetti appositamente formati su questo, e del resto non si può addebitare la colpa assolutamente ai tombini. Sono 23.000 i tombini della città, una quantità incredibile, e non sono le foglie ad aver determinato assolutamente questi allagamenti, perché se così fosse ci dovremmo chiedere come mai gli allagamenti ci sono soltanto in alcune zone e non in altre. Se la manutenzione non c'è, non c'è da nessuna parte.